momento importante per Sesto Fiorentino, perché si cerca di onorare la memoria di quello che è stato nominato lo sportivo del secolo. Ci fu non molto tempo fa dei giornali che fecero un censimento tra tutti quelli della Piana e venne fuori che Alfredo Martini era lo sportivo del secolo per tutti, unanimemente, per tutta la Piana Fiorentina. Io penso che un maggior riconoscimento da parte della stampa non ci potesse essere. E quindi un commento, un ricordo da parte di entrambi. Beh, il ricordo da ciclista è una storia che narrava Alfredo. Giro d'Italia dell'immediato dopoguerra, la Sassaiola in Friuli di Pieris, quando il gruppo è ormai sgranato. Da una parte, mentre stanno per attraversare questo borgo friulano, da una parte ci sono i titini e dall'altra parte ci sono gli italiani. Trieste è ancora divisa e il territorio triestino sono divisi in zona A e in zona B, il problema si risolverà soltanto diversi anni dopo. Era un risultato, una conseguenza del dramma della Seconda Guerra Mondiale, e iniziarono ad arrivare sui corridori sassi incartati dentro a dei mazzi di fiori. Alfredo si buttò in un fossetto, aspettò che questa sassaiola nascosta in un mazzo di fiori passasse, poi risalì in bicicletta e se ne andò. Da uomo e da commissario tecnico ricordo lo stesso giorno ci incontrammo in tre sedi diverse con persone completamente diverse e lui usò, nonostante fosse ancora molto avanti con l'età, usò tre discorsi differenti tutti fatti a braccio, mai banali, mai superficiali, e strappò degli applausi convinti perché disse delle cose straordinariamente profonde, davvero una bella persona. Certo. Marco, io penso che tu sia stato uno dei suoi amici più fedeli in sella a una bicicletta qui a Sesto, quindi è una grossa responsabilità per quello che ci stai per raccontare. No, e poi più che altro ti è venuto bene, io non abbiamo parlato di ciclismo ma di bicicletta, quindi non so se ora il ciclismo fa parte comunque della bicicletta, perché io non ho mai fatto una gara in bicicletta, però... Hai pedalato però più di qualche ciclista. Sì, vabbè, poi il mio fisico allora anche non era più possente, non era proprio da ciclista, specialmente scalatore in Himalaya, eccetera. Comunque sono stato un privilegiato, oggi si è sentita anche la parola privilegiato, noi siamo stati privilegiati ad averlo conosciuto, e io ero tra quelli che quando passavo di fronte a casa sua, oddio, lo saluto sempre anche quando passo ora da dove abitava, però gli suonavo il campanello, si prendeva il caffè insieme, voleva sentire qualche storia dell'Himalaya, e comunque ci scambiavamo delle impressioni, e come si diceva prima, la vita è uno scambio e tutti noi siamo unici, ma Alfredo mi sembra che fosse ancora più unico, cioè non per prendere, chi lo prende il posto di Alfredo? A me piace molto anche Cassani, per tornare al ciclismo, come mi piaceva Franco Ballerini, personcine a modo, come si dice, però quando andava nelle scuole, quando... Qui io raccontai un viaggio, la traversata da Buenos Aires a Santiago del Cile, che c'era anche lui nel 91, quindi è passato qualche anno, non c'era, Sergio non era ancora nato, credo, nel 91, e veniva, ovunque andava, trovava quelle parole, dice, ma dove le trova? Ai bambini, all'università non l'ho mai trovato. Ecco, e lui sembra ancora più insostituibile di ognuno di noi nella sua unicità, però comunque è stato un privilegio averlo conosciuto, e per tornare anche alla mia esperienza, quello che ci ha unito, il momento prima ha detto che per i giornalisti della Piana era stato lo sportivo del secolo, io spero anche per i giornalisti della Collina, di Montemorello e del Mugello e di tutto. E voglio citare l'episodio che ha visto anche, io mi viene di citarlo sempre Sergio, perché è stato testimone il suo occhio di tante avventure degli ultimi anni, e Alfredo proprio stava portando il suo cane a passeggio una sera, io tornavo dai Renai di Signa, dove Antonio, il suo cugino, mi aveva fatto testare una bicicletta che potevo pedalare anche sull'acqua. Avevo il furgone di Antonio, quindi inchiodai, entrai nel parcheggio della palestra di Viale Machiavelli, e Alfredo venne a salutarmi, gli aprì il coso, mi fece: Alfredo, cosa ne pensi? Mi fece:
gommoni, vai sull'acqua. C'è una cosa per te, Marco, è una cosa per... E io ancora mi sembravo un po' una zingarata, penso un po'. Avevo paura un po' di sciuparmi l'immagine se sviluppavo quel progetto. Però la benedizione d'Alfredo non potevo certo ignorarla. Ecco, io direi l'ultimo ricordo, il fatto che tutta la nazionale italiana, quando ci fu un mondiale a Firenze, decise di rendergli un omaggio direttamente a casa. Beh, la cosa giusta, non solo perché lui ha vinto di più fra coloro che sono stati commissari tecnici, ancora oggi il palmarès è più alto, più importante, più medagliato a livello mondiale, la longevità e soprattutto la memoria che ha lasciato, perché il rischio quando si ha una memoria troppo lunga è che dentro ci siano dei buchi oppure che ci sia un salto nel buio. Invece lui ha mantenuto una scala che è andata sempre a salire, è un ricordo bellissimo. Sì, sì, poi secondo me Alfredo non ci ha nemmeno lasciato, direi, non ci ha lasciato, è sempre qui con noi nella mostra e sarà sempre a farci compagnia finché dureranno le nostre vite, sperando che ci siano altri poi per portare avanti il suo messaggio, che direi è proprio universale. Io vi ringrazio davvero, grazie davvero, arrivederci.